Benvenuti in questa nuova serie di meditazioni dal titolo Le parole del silenzio. E sono tre principalmente: l'ascolto, la solitudine e il discernimento, perché il frutto proprio del silenzio è proprio l'ascolto e la solitudine abitata da Dio e il discernimento nella vita di ogni giorno. Ascoltare è lo spazio di vita che diamo ad un altro ed è fondamentale. Come dice spesso Papa Francesco, ci dobbiamo dedicare all'apostolato dell'orecchio, all'apostolato dell'ascolto, perché non sappiamo ascoltare. Saper ascoltare Dio, perché molte volte noi chiacchieriamo con Dio. La preghiera non è una chiacchiera spirituale, altrimenti al Signore gli viene il mal di testa, gli dobbiamo dare l'aspirina. Invece dobbiamo saper ascoltare il Signore. Come si fa ad ascoltare il Signore? Facendo uno spazio di silenzio, uno spazio di vuoto. La solitudine ci aiuta a crescere a livello umano e spirituale, ma la solitudine ha anche questo doppio aspetto: il fatto che noi possiamo essere soli con noi o soli con il sole, che è Gesù. Dobbiamo scegliere. Ecco, la nostra solitudine lo dobbiamo riempire di Dio. La nostra solitudine lo dobbiamo riempire di poesia, di musica, di arte, di bellezza. Sarebbe bello ogni giorno nutrirsi di bellezza. Ed è fondamentale, questo è un modo per superare tutte le nostre solitudini. Che cosa significa discernere? Allora, non si tratta alle volte nella nostra vita di discernere il bene dal male, perché ci sono i comandamenti. Molte volte dobbiamo discernere un bene maggiore da un bene minore, il mare e la montagna, la birra e il vino, la marmellata o la Nutella. Sembrerebbero delle scelte molto semplici, ma molte volte o non sappiamo scegliere, o scegliamo in maniera sbagliata, oppure, ecco, lasciamo al caso e alla vita.